Non lo so dov'è il cinese, io dov'è il cinese non lo so, ma so una cosa, che Qatar Airways sarà main sponsor, c'è una clausola che scatta. Si parla della prossima stagione, quindi del prossimo anno. Qatar Airways è un nome fatto solo ed esclusivamente sul canale degli esonerati, gratis, a costo zero. Poi dopo ci furono anche dei problemi perché ovviamente ci dissero: ragazzi, ma voi che dite l'Inter sarà saudita? E io continuo a dirti che l'Inter sarà saudita, non sarà qatariota, l'Inter sarà saudita, perché ormai parlano tutti di arabi. Il rifinanziamento dov'è? Quando si rifinanzia 20 giorni dalla scadenza, secondo te? Ma di cosa stai ragionando? Ma poi Zilius ha perso l'offerta, gli si è rotto il fax per mandare l'offerta. Dov'è sparito Zilius? Qatar Airways viene a fare il main sponsor, ovviamente. Viene a fare, non vuole un piccolo spazio, non vuole una fettina della torta, vuole tutta la torta con cifre a crescere importanti che supereranno i 40 milioni, te lo abbiamo detto 8 mesi fa e te lo ridiamo, come ti diciamo che l'Inter sarà dei sauditi, maggiori investimenti di questo consorzio di arabi dove non ci sono i qatarioti, la maggioranza sarà dei sauditi, l'Inter sarà saudita, punto. Lo vedremo a breve. Anche qualcuno che era Inter TV ora incomincia a parlare di arabi, di due diligence, fanno le live. Questi portali web che fanno le live, FC Inter 1908, ormai parlano prima di arabi, poi dopo fanno i commiati a Zhang, perché ormai è nato un giornale, è nato il giornale di Pechino, è nato il giornale dello Stato cinese che fa i commiati a Zhang. Non vi sembrano strani tutti questi commiati? Per l'amor di Dio, c'è da riconoscerlo. C'è da riconoscerlo, ci mancherebbe. Però ragazzi, qui stanno facendo un commiato, stanno preparando l'uscita di una proprietà, per come la vedo io. Tra l'altro, è giusto essere felicissimi per la qualificazione agli ottavi di Champions, è giusto essere strafelici per aver comunque strappato la partecipazione al mondiale per club, ma ragazzi, la coperta è corta, perché io vi dico una cosa. Innanzitutto in attacco ci sono Sanchez e Arnautovic che non sono giocatori e ti permettono di fare turnover. Non sono, nessuno dei due può fare la terza punta. Sono quarte e quinte punte tutti e due perché fisicamente non ci sono più. E io questo ve lo dico da prima del loro arrivo, perché dirlo ora è facile, no? Che anche Sanchez, per l'amor di Dio, ti dà una mano, però non è il Sanchez di 4-5 anni fa, è un giocatore che fisicamente ormai può dare poco. Arnautovic non l'avrei mai preso, sinceramente, perché un giocatore sta fermo 6 mesi l'anno scorso, che in 2 anni si allena pochissimo, a 35-36 anni non l'avrei mai preso. Ma a parte questo, c'è da fare i complimenti a questa squadra, all'allenatore, a tutti, ci mancherebbe. Però ragazzi, attenzione, perché c'è una cosa che a me preoccupa, lo sapete, io guardo sempre al di là del muretto, che è l'assenza di Pavard. Perché è giusto, ripeto, essere felici per il turno, per gli ottavi, per il mondiale, per il club, ma è importante secondo me, per come la vedo io. Non è che tu mi dici, oh Giuse, Matteo, non sei mai contento, no, per come la vedo io è importante raggiungere il primo posto, sia per un discorso economico, sia per un discorso proprio di avversari che potresti andare ad affrontare, perché di solito chi arriva primo incontra degli avversari meno ostici. Di cosa stai ragionando? Sempre stato sì, di cosa ragioni? Darmian dovrà fare tutte le partite. Parliamo comunque di un ragazzo di 34-35 anni. Dovrà essere titolare, in più dovrà fare il vice d'Anfis. Almeno che Inzaghi non punti un po' di più su Bisteccone. Allora io, sia Slani che Bisteccone, contro il Frosinone, li farei giocare tutti e due. L'ho detto 2 giorni fa. Non me lo rimangio e te lo ridico ora. Fai giocare a Slani e i Bisteccone. Vediamo il bisteccone come si comporta, perché mi sarebbe piaciuto rivederlo anche nel secondo tempo. Ma perché Giussi lo volevi vedere anche nel secondo tempo? Per un discorso di tenuta mentale, perché è anche quello che bisogna vedere nei giocatori, soprattutto nei ragazzi giovani. Che tenuta mentale hanno? Ma di cosa ragioni?
Perché sono preoccupato per l'assenza di Pavard? Perché c'è la Juve, c'è il Napoli, c'è la Lazio, ci sono le partite di Champions, ci saranno delle partite difficili da qui a fine anno. Ecco perché a me preoccupa un po' l'assenza di Pavard. Ripeto, mi hanno fatto i complimenti a tutti, il campo parla sempre chiaro e quindi i risultati sono ottimi e non c'è nulla da dire. Però a me l'assenza di Pavard, sinceramente, un po' mi preoccupa. Ragazzi, se vedete Zidiacus, fatemi sapere, contattatemi su Instagram. Se sapete a quanto rifinanzia Zhang, fatemi sapere perché qui rifinanziamento, Zilliakus. Ormai queste sono cose che stanno già rimettendo da parte. Quello che a me dà noia è che ci sono persone su YouTube che fanno la morale ad altre persone, che dagli americani sono passati agli arabi, ora sono, poi erano passati ai catarioti, ora sono ripassati, poi erano passati a Zilliakus e ora sono ripassati al rifinanziamento di Zhang. Cinque versioni negli ultimi 3 mesi. E poi vanno a fare la morale a quegli altri, no, non a me, perché a me, su di me hanno poco da fare morale. Io parlo, mi dà noia però vederli fare, professorini, siete i primi, avete la faccia come il culo, ma di cosa ragionate? Ma parlate di calcio se ci riuscite invece di fare solamente dissing e di rompere le scatole agli interisti. Ci becchiamo più tardi, ciao Vinto.